Alla luce di eventi che non hanno precedenti nella storia, chiediamo al Comitato per il Premio Nobel di riaprire e riconsiderare la procedura per la candidatura al Nobel per la pace. Così recita una lettera firmata da 36 politici europei, per la maggior parte olandesi, che propone Zelensky alla candidatura per il Premio Nobel per la pace, che verrà consegnato il prossimo 11 ottobre. Tra i nomi papabili ci sono lui e Greta Thunberg. Insomma, questo premio potrebbe andare o al finto ambientalismo, l'economia green che non serve all'ambiente ma piuttosto a fatturare. Pensiamo ad esempio alla riconversione entro il 2035 in auto elettriche. Perché all'ambiente noi sì che ci teniamo, un po' meno teniamo a circa quei 40.000 ragazzini che all'interno delle miniere del Congo stanno scavando per estrarre il cobalto che serve appunto alla costruzione di queste auto elettriche. Quindi possiamo scegliere o lo diamo a questo finto ambientalismo qui, oppure alla persona che meno di tutte ha collaborato per la creazione della pace. Dal non ci fermeremo fino alla riconquista della Crimea, al non tratterò mai finché ci sarà Putin, fino al arrendetevi soldati russi o vi uccideremo uno per uno. Insomma, roba perfettamente in linea con uno dei premi più controversi in assoluto. Uno di quei premi che ad esempio non è mai arrivato nelle mani di Gandhi, nonostante fosse stato candidato per ben 5 volte e sappiamo tutti il perché, perché osò contrapporsi alla corona inglese, ma che è arrivato ad esempio ad altri nomi illustri come Obama, Kissinger, Arafat. Come poteva essere diversamente per un premio che porta già in sé, già dalla sua nascita, tutta la contraddizione possibile? Il premio nasce da Alfred Nobel. Per un curioso caso del destino che nel 1888, alla morte del fratello Ludwig, portò ad uno scambio di identità sul necrologio. Invece del nome del fratello Ludwig Nobel, Alfred, aprendo il giornale, si ritrova il suo nome. E questo evento lo turbò non poco, tant'è che infatti decise immediatamente dopo di fare testamento. Non avendo dei figli a cui lasciare le sue ricchezze, decise che tutto il suo patrimonio dovesse essere diviso in premi che annualmente dovevano andare alle personalità che durante il corso dell'anno avevano svolto un ruolo fondamentale in 5 diversi campi: fisica, chimica, medicina, letteratura e pace. Fino a qui nessuna contraddizione, se non fosse che lo scambio di identità portò un giornale francese a titolare Il mercante di morte è morto. E perché Alfred Nobel avrebbe dovuto essere un mercante di morte? Forse perché dedicò tutta la sua vita a brevettare perfezionamenti di bombe? Forse perché inventò il primo detonatore nel 1863? Forse perché gli viene riconosciuta una parte di paternità nell'invenzione della dinamite. E uno del genere, insomma, crea premi sulla pace. Già questo dice tutto, no? Quindi diciamo che già dalla base non dovrebbe stupirci molto la contraddittorietà con cui viene elargito questo premio. Un premio che viene assegnato a seguito della decisione presa dalla commissione norvegese, comprendente 5 membri del Parlamento norvegese, appunto. Un premio dato a personaggi tanto quanto adenti, soprattutto sulla base dell'impatto mediatico o dell'opportunità politica. Quindi i meriti reali di pace non sono un parametro. Infatti, oltre qualche caso in cui questo premio è stato dato in maniera totalmente meritevole, in moltissimi altri casi è stato dato in maniera totalmente illogica e paradossale. Celebre il caso di Obama, premio Nobel per la pace nel 2009. Obama si era insediato da meno di un anno e la commissione di Oslo l'aveva già reputato meritevole di ricevere il Nobel per la pace, per lo straordinario impegno dimostrato nel rafforzare la diplomazia e la collaborazione tra popoli. Considerando l'accezione in cui si intende diplomazia e collaborazione tra popoli, quello in perfetto American style, quindi a suon di botti, tutto appare perfettamente coerente. No? E persino Obama, nel discorso fatto al momento della ricezione del premio, fatica a nascondere cosa intendano veramente per diplomazia. Ci parla infatti di un male che esiste nel mondo, del fatto che un movimento non violento non avrebbe mai fermato Hitler, che i negoziati di pace non convincono il terrorismo islamico alla resa. Insomma, un modo tutto suo di concepire la pace. Tant'è che infatti, proprio nel 2009, appena 2 mesi dopo aver ricevuto il premio Nobel, decide di rafforzare l'impegno degli Stati Uniti in Afghanistan mandando altri 30.000 soldati. I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
E gli attacchi coi droni che erano già stati lanciati dal suo predecessore Bush, beh, vengono intensificati, perché sia mai che si pensi che lui sia da meno, eh. Attacchi con droni intensificati in Yemen, in Pakistan, in Somalia. Circa 506 attacchi, più di 3.000 vittime, di cui 400 e passa civili. Nel 2011, sempre per volontà di Obama, gli Stati Uniti partecipano all'operazione militare per destituire il governo di Muammar Gheddafi. Il resto è storia, Gheddafi verrà ucciso, la Libia ne uscirà disintegrata, ma il terrorismo islamico rafforzato. Sempre nel 2011 parteciperà al rovesciamento di un altro leader, Al-Assad, in Siria, militarizzando e fornendo armi all'opposizione siriana. Così facendo rafforzerà lo Stato islamico, si creerà perfettamente la scusa per poter poi intervenire nel 2014 e cominciare a bombardare tutte le postazioni dell'ISIS. Bombardamenti in Siria dunque nel 2014, che non per dire ma era uno Stato sovrano. Questa storia dello Stato sovrano dovrebbe ricordarvi qualcosa, ma tanto di quelli chi se ne frega. E Obama nel 2014 mette lo zampino anche e proprio in Ucraina. In quell'anno venne rovesciato Viktor Yanukovych, che era stato democraticamente eletto, e ci saranno poi gli sconvolgenti eventi dell'Euromaidan, cose di cui abbiamo parlato già in altri video e che quindi ormai conoscete benissimo. Sia prima che dopo le elezioni, Obama aveva sempre dato largo sostegno a Poroshenko, il rivale di Yanukovych. Un sostegno espresso quindi non solo a livello di dichiarazioni, ma anche con forniture di armi letali a Kiev. Armare l'Ucraina, confermato da alcuni documenti trapelati dal Dipartimento di Stato americano. Alla faccia del Nobel per la pace. Ma non è stato manco l'unico, eh? Andando a ritroso nel tempo, a voglia se ne troviamo di altri fulgidi esempi. Altro esempio di premio Nobel dato al pacifista col bazooka più grosso è appunto quello dato a Kissinger, membro del Partito Repubblicano, consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato durante la presidenza di Nixon e Ford, insignito del premio Nobel nel 1973. Non solo parliamo di uno che ostacolò con ogni mezzo possibile il presidente Jimmy Carter, che voleva porre un punto alle uccisioni di massa in Argentina sotto il regime di Videla. Ma parliamo anche di uno che nel 1973, anno del Nobel appunto per la pace, sostenne Pinochet per il colpo di Stato in Cile. Quindi che sostenne tutto quel processo che portò l'11 settembre del 1973 all'uccisione di Salvador Allende. Nel 75 poi con il presidente Ford a Jakarta in visita a Suharto, un fedele alleato degli Stati Uniti. E il presidente indonesiano discute con loro della possibilità dell'invasione di una piccola ex colonia portoghese di Timor-Est. Invasioncina proprio piccola che si risolse con un massacro possibile soltanto col fatto che gli Stati Uniti avessero partecipato attivamente e armando. Kissinger, appunto, un altro di quei simpatici bricconi che sono stati in gara appunto per vincere il premio Nobel per la pace e che poi l'hanno effettivamente vinto. Ma la lista sarebbe ancora più lunga: Roosevelt, Arafat, solo che verrebbe un video infinito. E siccome, come abbiamo detto, il premio Nobel non viene dato solo a personaggi, ma anche ad enti e organizzazioni, ci troviamo anche l'Unione Europea, a cui viene assegnato il premio nel 2012. L'anno giusto proprio, insomma. Non solo l'anno in cui l'Unione Europea invia armi a destra e manca, tenendo delle posizioni molto ambigue nei confronti della guerra in Libia e in Siria. Ma anche proprio preciso, preciso l'anno del patatrac economico. In quello specifico anno la Grecia da mo' che stava in crisi. In Italia il PIL era calato del 3%, avevamo circa 3 milioni e mezzo di disoccupati, la disoccupazione giovanile era al 44%, il sistema del lavoreremo un giorno in meno per guadagnare come se lavorassimo un giorno in più, detto da Prodi, si era rivelato per quello che è sempre stato, cioè una cazzata. Ci avevamo Monti. E la gente per i troppi debiti o per la troppa disoccupazione si dava fuoco. Con questi presupposti, perché non anche a Zelensky? È un candidato perfetto. Certo, in effetti le vittime che si porta sul groppone sono ancora poche rispetto ai nomi dei suoi predecessori illustri, però diciamo che con tutto quello che sta succedendo in questo momento c'ha margine di miglioramento, eh. In effetti ha un curriculum notevole.
armato il suo popolo fino all'ultimo uomo. E come dimenticare quando bloccava i transgender al confine per mandarli indietro a combattere? Quando faceva video su video su video per richiedere sempre più armi e quasi si offendeva se non gli arrivavano le armi che diceva lui. Lo diceva proprio, se avesse avuto ancora più armi sarebbe già tutto finito. Certo, pubblicare sul proprio profilo Twitter le immagini della città distrutta alle 3 e poi alle 4 essere in videoconferenza per chiedere ancora più armi è tanta roba, eh! E come dimenticare le copertine di Vanity Fair e Vogue mentre le bombe piovevano sulla testa dei suoi concittadini? In guerra piena trovava addirittura il tempo per vendere i diritti della sua serie TV. E nei giorni recenti ha litigato anche con l'amico Elon Musk, che lo aveva aiutato con Starlink, il sistema di connessione a internet satellitare, che aveva aiutato l'Ucraina a rimanere online e ad organizzare la propria resistenza militare e civile. Persino Elon Musk si è reso conto che è talmente tanto il candidato perfetto per un Nobel alla pace che è andato talmente tanto fuori con l'accuso da proporgli un'alternativa di pace. E su sto piano di pace proposto da Elon Musk, Zelensky si è incazzato. Ma quale pace, oh? Elon, stai fuori di testa? Qua andiamo avanti come treni. Lo vedete che allora è il candidato perfetto? Mi sa che a sto giro Greta dovrà veramente impegnarsi. Servono molti più bambini in miniera per poter competere con questo fuoriclasse, sempre ammesso che si possa minimamente competere con uno come lui. Se il video ti è piaciuto, iscriviti al mio canale YouTube o agli altri indirizzi social che trovi qui sotto. Se poi vuoi sostenere il progetto Bubble, un semplice caffè, una piccola donazione al link PayPal che trovi qui. Grazie e a presto!